Mai. È arrivato il giorno di questo seminario sull'andamento dell'imprenditoria femminile, ne abbiamo parlato molto, le donne hanno sofferto forse di più durante la crisi pandemica. In numeri adesso qual è la situazione in Toscana dell'imprenditoria femminile? Beh, è un numero importante perché circa un quarto del tessuto economico toscano è rappresentato da imprese femminili o comunque possono essere ricondotte a imprenditrici donne, quindi un dato importantissimo a livello numerico. Abbiamo ovviamente dei numeri proporzionalmente che hanno sofferto perché il Covid ovviamente ha visto una riduzione comunque del numero delle imprese e proporzionalmente anche il mondo dell'imprenditoria femminile ne ha subite le conseguenze, ma è un settore particolarmente attivo in quelli che poi sono ovviamente gli ambiti di maggiore interesse, immaginiamo il commercio, quindi tutta l'accoglienza legata alla ristorazione, all'alberghiero, ma all'agricoltura, al manifatturiero, quindi un dato importantissimo per quello che ovviamente rappresentano anche le tendenze numeriche di tenuta e sviluppo della nostra economia. C'è il grande tema poi del gap da un punto di vista salariale, qualche passo avanti si sta facendo, il percorso però forse dobbiamo essere sinceri nel dire che è ancora lungo. Beh, è evidente che se il tema dell'iniziativa di oggi è proprio questo di certificare ovviamente le imprese che ovviamente dovrebbero colmare questa differenza di genere, è evidente che il problema c'è. Ovviamente c'è una consapevolezza diversa, un impegno diverso e iniziative come questa con risorse importanti che vengono destinate proprio ad avere ovviamente imprese certificate e ad attivare percorsi virtuosi che possano ottenere delle premialità anche in senso sia fiscale sia ad esempio la partecipazione di bandi o comunque di opportunità locali e anche nazionali ed europee, evidentemente è un percorso virtuoso che si sta ovviamente compiendo, ovviamente sarà un percorso non semplice, non breve, ma noi siamo fiduciosi e confidenti che tutto questo si realizzi. Grazie.